Hey guys, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi proveremo insieme finalmente il nuovissimo L'Oreal Infallible 24 ore Fresh Wear. Ora, se siete iscritti sul mio canale da un po' di tempo, sapete benissimo che L'Oreal Infallible 24 ore è il mio fondotinta preferito in assoluto. Proveremo insieme questo fondotinta, lo terrò su tutto il giorno e vi farò vedere stasera come arriverò a fine giornata, se effettivamente vale la pena di acquistarlo o se invece, non lo so, c'è qualcosa di diverso da prima ed è meglio starci lontani. Se siete nuovi qui, non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare con il nostro test. Come vi dicevo, questo qui è L'Oreal Infallible 24 ore Fresh Wear Foundation e nella descrizione dice: risultato impeccabile, colorito fresco per 24 ore, imperfezioni minimizzate, no transfer, no effetto lucido, no effetto maschera, non secca. Io ho preso la colorazione numero 110 Rose Vanilla, anche se penso che sarà un pelino troppo rosa per me, ma era quello più adatto al mio colore in questo momento. Tra l'altro, non so se avete notato, ma il mio colorito è cambiato decisamente in questo video perché mi sono resa conto che nelle impostazioni della fotocamera avevo la saturazione a 6. A 6. Non voglio assolutamente parlare di questo errore, ma se mi avete scritto nei video recenti: ma come mai sei così arancione? Questa è la risposta. Comunque, a questo punto voglio leggere la descrizione dell'Oreal Infallible 24 ore e sono molto consapevole del fatto che non si dice Infallible, ma si dice Infallible, ma non lo so dire, quindi dico L'Oreal Infallible. Questo qui è quello nella vecchia confezione, ha la scritta rossa, il tappo rosso, come questo qui. La differenza nel packaging è che questo qui ha la scritta nera e questo ha la scritta rossa. E vediamo che cosa dice nella descrizione sul retro. Dice: no transfer, no effetto lucido, no imperfezioni visibili, non secca, no effetto maschera. Voglio rileggerle tutte e due. Nel nuovo dice: risultato impeccabile, colorito fresco per 24 ore. Qui dice 24 ore di flawless complexion, quindi no transfer, no transfer, no effetto lucido, no effetto maschera e non secca. Quindi l'unica differenza è che qui non ci sono imperfezioni visibili. Io personalmente questo qui l'ho preso da Acquasapone e l'ho pagato 12,50 euro. Ho provato a guardare su Amazon, ma non mi sembra di averlo trovato. Ma ho notato che da Acquasapone quello con il packaging vecchio non c'era più. E quindi ora, leggendo la descrizione, mi viene il dubbio che siano la stessa identica cosa. Non utilizzerò nessun primer perché la maggior parte delle persone nel quotidiano non utilizzano un primer e quindi voglio farvi vedere com'è questo fondotinta senza niente sotto che vada a nascondere i pori o a, non lo so, a levigare la pelle o a creare qualcosa di diverso da quello che farebbe il fondotinta. Vado ad applicarlo con un Morphe M439. Ok, ha lo stesso identico profumo di quello vecchio. A dirvi la verità, sono leggermente confusa perché a questo punto non riesco a capire perché abbiano deciso di fare una pubblicità in cui parlano di il nuovo fondotinta L'Oreal Infallible, se è la stessa identica cosa di prima. O magari prima non facevano la pubblicità e hanno deciso di iniziare a pubblicizzarlo adesso che hanno fatto il nuovo packaging. Allora, per quanto riguarda il colore, penso che sia leggermente troppo rosato per me, ma direi che non è troppo male. Penso che questo sia un fondotinta con un effetto veramente molto naturale, non è troppo matte, non è troppo luminoso, è quel mix perfetto che rende la pelle leggermente luminosa come se fosse sana, ma non effetto mascherone. Da quella coprenza minima che serve, io personalmente preferisco fare più passate dove ho più imperfezioni, che sono generalmente qui sulle guance. Amo alla follia questo fondotinta. Non so se dalla fotocamera si veda che è leggermente luminoso. Per essere sincera, non vedo nessuna differenza con il vecchio fondotinta. Quello vecchio aveva anche un SPF di 18. C'è scritto che c'è una nuova tecnologia ossigenante. Quindi la differenza sta nella formula traspirante. Vediamo gli ingredienti. Ora sto andando seriamente ad indagare. La formula sembra essere diversa. Onestamente, ci sono tantissimi ingredienti qui, per cui è un po' difficile riuscire a paragonarli tutti. Comunque sembrerebbe che le quantità siano diverse, quindi potrebbe essere effettivamente una nuova formula. Il profumo è lo stesso, si applicano allo stesso identico modo, hanno lo stesso effetto sulla pelle. Vedremo come va durante la giornata in modo da capire se effettivamente sono uguali, identici, oppure se c'è qualcosa di
diverso. Direi che adesso vado a finire di truccarmi, così vi faccio vedere l'effetto completamente finito. Rieccomi, questo è il look completamente finito. Ho deciso di fare una cosa molto semplice, naturale, diciamo. E questo fondotinta ce l'ho su da più di mezz'ora ormai, forse anche un'ora. E oh mio Dio, è assolutamente stupendo. È veramente molto naturale, ma allo stesso tempo, visto da vicino, è molto bello. Ed è una cosa abbastanza strana. Sapete, ci sono dei fondotinta che sono particolarmente polverosi o che sono troppo liquidi. Questo è la via di mezzo perfetta. A questo punto direi che ci vediamo questa sera, quando tornerò dal lavoro, molto molto tardi, dopo che avrò mangiato, insomma, il momento prima di struccarmi. Cercherò di tenere su questo fondotinta il più possibile, così vedremo insieme come arriverà alla fine della giornata, senza alcun tipo di ritocco. Quindi ci rivediamo tra molte molte ore, così possiamo vedere insieme come sarà il risultato finale. Buonasera, sono le 9:30, in realtà sono le 9:30 passate, e considerando che ho messo su questo fondotinta più o meno alle 9 di stamattina, diciamo, ce l'ho su da più di 12 ore. Direi di andare a vedere com'è questo trucco dopo 12 ore. Allora, il rossetto se n'è completamente andato. Ho un po' di fallout di mascara. Ah, e le ciglia finte le ho tolte non appena sono entrata in casa. Sentite, dopo 12 ore la prima cosa che ho fatto è stata togliermi le ciglia finte. Qui sul mento non ho più fondotinta per niente. Si è accumulato leggermente qui ai lati del naso, ma non in modo eccessivo. Ho le mie due pieghe sulla fronte ben evidenziate. Sulle guance io penso che sia sostanzialmente identico a stamattina, e questa cosa è incredibile. Tenete presente che comunque io in questa zona qui ho dei pori giganteschi e un sacco di cicatrici, dei vecchi brufoli schiacciati, quindi tenete presente che non ho utilizzato nessun primer. Con un primer sotto penso che questo sia il fondotinta perfetto. Idem per queste due rughette qui, con un primer che va a riempire, secondo me questo fondotinta è incredibile. Tuttora è super naturale visto da vicino, non è polveroso, non è cakey. Come vi dicevo, amo questo fondotinta, e mi sono resa conto che non avevo detto che ho una pelle mista, che tendo a lucidarmi nella zona T e invece il resto del viso, soprattutto d'inverno, tende a essere più secco, altrimenti d'estate è più normale. Solitamente io perdo un sacco di coprenza qui sul naso, e questo fondotinta non me l'ha fatto. Come vi dicevo, l'unica zona dove non ce n'è più è questo qui. Qui si è accumulato un pochettino, sono leggermente lucida qui al centro della fronte e sulla fronte, ma per il resto è impeccabile. Come vi dicevo anche stamattina, non ho fatto nessun tipo di ritocco, non ho passato niente, né cipria né nient'altro. Comunque voglio farvi vedere come sarebbe se l'avessi ritoccato, e vado a prendere la cipria di Nabla, questa è la Close Up Baking and Setting Powder, e vado a prenderne un pochino per andare a passarla al centro della fronte. Come vi dicevo, tra pochi minuti andrò a struccarmi, quindi questa cosa non ha troppo senso, ma voglio comunque farvi vedere come sarebbe con un minimo di attenzione in più. Vado con la spugnetta a premere il fondotinta e vado a rimuovere gli eccessi di olio. In generale, secondo me questo fondotinta si merita un 10 più, è assolutamente incredibile, il prezzo è fantastico, la tenuta è fantastica, il finish è bellissimo, tiene tutto il giorno, è veramente spettacolare. Quindi se ancora non l'avete provato, io vi consiglierei tantissimo di provarlo. Personalmente lo amo e non posso farne a meno, e ripeto, se siete iscritti sul mio canale da un po' lo sapevate già, ma riconfermo la mia teoria e la mia ipotesi anche su questa nuova formula, sempre se è una nuova formula. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto o che in qualche modo possa esservi stato utile. Se è così, non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un bel like, mi aiuta tantissimo a raggiungere nuove persone e a far crescere di più la nostra YouTube family. E come sempre, thank you so much for watching, e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!